ricercatori italiani nel mondo. Bentrovate e bentrovati all'ascolto da Marco Curatolo al microfono e da Igor Piga alla console. Eccoci giunti a una nuova puntata di questa serie di trasmissioni dedicate a incontrare studiosi, ricercatori e scienziati italiani sparsi per il mondo. Oggi facciamo tappa proprio nel cuore di New York City, al Greenwich Village, uno dei quartieri della Grande Mela che ne costituiscono il centro culturale, un tempo vera e propria fucina di movimenti artistici e sociali fortemente innovativi. Basti pensare che qui negli anni 50 si raccoglievano poeti e artisti della Beat Generation. Al numero 24 della dodicesima strada, pochi isolati da Washington Square, c'è una elegante palazzina ottocentesca che fu un tempo dimora del generale Winfield Scott e che negli anni 70 è stata dichiarata monumento storico di interesse nazionale. Questa palazzina è oggi un importante spicchio di cultura italiana a New York. È infatti divenuta dal 1990 la Casa Italiana Zerilli Marimò. Questo luogo è la sede del Dipartimento di Italianistica della New York University e anche un importante centro di promozione della cultura italiana in tutti i suoi aspetti. Il padrone di casa è il professor Stefano Albertini, che della Casa Zerilli Marimò è direttore dal 1998 ed è anche docente di letteratura e cinema proprio al Dipartimento di Italiano della New York University. Professore Albertini, benvenuto. Buongiorno e buongiorno anche agli ascoltatori. Professore, dato che l'abbiamo presentata come il padrone di questa casa, di questo luogo speciale per tutti coloro che a New York vogliono incontrare l'Italia e la sua cultura, questo luogo che è la Casa Italiana Zerilli Marimò, direi proprio di partire da qui. Innanzitutto, perché si chiama così? Chi è il personaggio a cui è intitolata? Sì, allora prima di tutto specifico che non sono il padrone, prima di finire licenziato dal legittimo proprietario che è la New York University. La dirigo, la gestisco e da quasi una decina d'anni che mi occupo di portare avanti i programmi culturali. Il nome viene dalla baronessa Zerilli Marimò, che alla fine degli anni Ottanta decise di ricordare il marito, che era Guido Zerilli Marimò, un industriale farmaceutico, con qualcosa di vivo, che continuasse a vivere, a perpetuare l'amore per la cultura italiana del marito e anche della signora. L'università trovò interessante la proposta appunto di fondare una casa italiana che si univa a tutta una serie di altre case nazionali già esistenti come quella francese e quella tedesca e che poi sarebbe stata seguita da altre case nazionali che continuano appunto a crescere, ad essere fondate presso la New York University. La casa è nata ed è stata fondata appunto ed inaugurata nel novembre del 90. Mi pare di capire che accanto alle attività di studio e di insegnamento di cui è sede in quanto parte della New York University, la Casa Zerilli Marimò ha anche un ricco programma di attività extra accademiche di cui lei, insomma, non sarà il padrone di questa casa, ma insomma ne è il gestore, l'anima, non so come vogliamo dire, quindi è il promotore di tutte queste attività. Vogliamo parlarne? Vogliamo fare qualche esempio? La cosa più importante è che cerchiamo di dare una presentazione della cultura italiana in tutti i suoi aspetti, prima di tutto, privilegiando naturalmente quelli che sono più ricercati e più amati dagli americani, per cui dagli studi letterari, alla musica, alla tradizione artistica pittorica, e cerchiamo anche di dare in questa presentazione un occhio di riguardo alla contemporaneità. Spesso la tentazione per gli americani è di guardare un po' all'Italia come un grande museo a cielo aperto, e lo è. E ne siamo anche molto fieri di questo patrimonio, ma vorremmo anche dare, e mi sembra la cosa giusta da fare per una persona della mia posizione, l'idea che l'Italia non è che ha smesso di produrre arte e cultura col Rinascimento, ma ha continuato a farlo, continua a farlo adesso, in forme diverse e con personaggi naturalmente nuovi che magari non sono conosciuti, però mi sembra importante, pur promuovendo tutti i grandi classici in tutti i vari campi dell'arte e della cultura, cercare anche di dare una voce, un affaccio a persone che in questo momento in Italia si occupano di pittura, di musica, di letteratura, eccetera. Questa è un po' la nostra caratteristica. L'altra caratteristica della casa che la distingue rispetto ad altre istituzioni simili è che fin dalla sua fondazione ha sempre cercato di ospitare e di dare voce anche alla cultura italoamericana. C'era stato un momento di frattura in cui sembrava che la cultura italiana fosse una cosa e la cultura italoamericana una completamente diversa, due mondi che non entravano mai in contatto. L'idea che una delle nostre caratteristiche è stata proprio quella invece di cercare di far diventare anche la cultura italoamericana una delle tante espressioni della cultura italiana. L'idea è con grande successo perché c'è tutto un mondo culturale italoamericano, dalla letteratura al cinema alla musica, che è di grande interesse e che pur esprimendosi ad esempio in lingua inglese è grandemente debitore a tutta la cultura italiana che l'ha preceduta. Per cui anche questo da un punto di vista culturale mi sembra
un'operazione interessante che abbiamo fatto. L'altra cosa è che cerchiamo di creare delle serie, cioè invece di fare la conferenza di presentazione sul libro e poi un bel concerto e poi una bella mostra, cerchiamo di creare dei contenitori, serie che aiutino ad approfondire i diversi aspetti di un certo fenomeno in tutte le sue manifestazioni. Ad esempio, abbiamo fatto una cosa molto simpatica recentemente su Don Camillo e Peppone, che sono due personaggi che in America sono pressoché sconosciuti perché erano stati presentati negli anni 50 e poi dimenticati. E attorno a quello abbiamo fatto una piccola ricostruzione degli anni 50, del periodo politico, di come si incastravano questi film nel resto della filmografia italiana del tempo. Stessa cosa con il futurismo, abbiamo fatto una mostra sul futurismo importante e a quella abbiamo accompagnato un concerto di musica futurista, una presentazione sul futurismo letterario, è venuta la figlia di Marinetti. Ecco, cerchiamo di creare non tante iniziative estemporanee, eppure facciamo anche di quelle, ma delle serie che permettano a chi desidera di inserirsi anche nella dimensione accademica, che è quella che ci contraddistingue come istituzione, essendo parte di una grande università. Professore, lei ha già messo tanta carne al fuoco e vedrà che su alcuni aspetti cercheremo anche di tornare nel corso di questa intervista. Naturalmente consigliamo agli ascoltatori, in modo particolare a quelli che ci ascoltassero nell'area di New York City, di fare magari una visita alla Casa Italiana Zerilli Marimò, una visita che può anche cominciare dal sito internet. Io adesso non do l'indirizzo perché è troppo complicato, diciamo che basta scrivere in un qualsiasi motore di ricerca Casa Italiana Zerilli Marimò, il sito web lo trovate immediatamente. Professore Albertini, possiamo invece fornire qualche dato su questo dipartimento di italianistica della New York University? Quanti docenti siete? Quanti studenti avete? Ci sono circa 8-9 professori a tempo pieno, proprio docenti di letteratura, storia, arti visive e cinema. È un dipartimento in crescita. Nel 2007, cioè nell'anno in corso, è stato giudicato da The Chronicle of Higher Education, che è la più prestigiosa rivista che si occupa di istituzioni accademiche degli Stati Uniti, il migliore dipartimento di italiano degli Stati Uniti, è una cosa della quale naturalmente siamo molto fieri, è anche un grande dipartimento, dati i numeri naturalmente dei dipartimenti di italiano, che di solito sono o molto piccoli o addirittura satelliti dei dipartimenti di lingue romanze o associati a spagnolo e francese, con i quali la coesistenza è sempre un po' complicata. Questo è un dipartimento autonomo, che è diventato autonomo appunto in seguito alla fondazione della casa e si è staccato dal francese, c'è stata questa pacifica secessione che però ha permesso al dipartimento di crescere enormemente. Abbiamo circa 500-600 studenti ogni semestre, è la seconda lingua straniera studiata alla New York University dopo lo spagnolo, che però naturalmente, come sappiamo, gode di uno status che non è nemmeno quello di lingua straniera. Abbiamo un centro molto importante a Firenze che stimola gli studenti a studiare l'italiano prima di andare a Firenze e poi a continuare la conoscenza della cultura italiana una volta tornati, per cui per tutta una serie di fattori, appunto dalla presenza della casa alla nostra importante sede di Firenze, è un dipartimento in grande crescita. Stiamo adesso iniziando una search per un nuovo professore che si occuperà di arti visive collegate appunto alla cultura italiana. È un dipartimento molto vivace, abbiamo una quarantina di dottorandi, sia italiani che americani, che seguono appunto i corsi di dottorato e allo stesso tempo insegnano la lingua.